Questo è l'ingresso storico dello stabilimento di Maserati. In realtà, dopo che abbiamo rifatto tutta questa parte qui, che è la parte nuova, e invece la parte che si intravede di là era la parte più vecchia, quando Ferrari l'ha comprata, io lavoravo in Ferrari, l'abbiamo rilanciata, l'abbiamo rimessa sul mercato negli Stati Uniti, dato cui era assente da molti anni, abbiamo cambiato i modelli facendo i motori, usando i motori della Ferrari. Ed era veramente un caso di rilancio del marchio. Poi ha continuato a crescere, finché a un certo punto gli investimenti scarsi hanno determinato un crollo verticale. Siamo al 70% in meno della produzione. Le attività di ricerca e sviluppo che dovevano essere posizionate lì sono state svuotate. E quello che accade è che oggi non c'è nessuna visibilità sui tre stabilimenti. Qui si producono ormai meno di 600 macchine sostanzialmente. Tra l'altro è crollata anche la quota di mercato, che riprendere è estremamente difficile. Questo è veramente un esempio di insensatezza, cioè un marchio su cui bisognava investire per innovazione di prodotto, che poteva diventare in prospettiva la Porsche italiana, completamente marginalizzato e trascurato. E per me piange particolarmente il cuore, perché io mi ricordo qui quando c'erano i capannoni con i cani randagi, e come è stata rimessa su, e pensare che si sta svuotando è assurdo. Allora, quando abbiamo fatto l'audizione di Tavares, io questa cosa gliel'ho detta, e lui mi ha detto: no, no, venga a visitarla. Abbiamo chiesto di visitarla, non ci hanno fatto visitarla.